Benvenuti nel mio frigo. Oggi vi volevo fare vedere un attimino quello che si trova abitualmente nel nostro frigorifero. Questa è una panoramica di insieme e mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Parto con il mostrarvi l'antina, dove abbiamo, vabbè, il dispenser dell'acqua e un paio di cosine che adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Nel dettaglio vi mostro questo succo di aloe vera con polpa che io trovo da MD a un prezzo ottimo perché lo pago sui 4 euro quando è in offerta, 6 quando non lo è, ed è un ottimo digestivo. E qui nella confezione del pan di stelle il mio burro d'arachidi che faccio io, e se vi interesserà magari vi farò una videoricetta. Veniamo ora alla parte interessante. Nel primo scomparto del frigo troviamo il tacchino e il pollo affettato e la carne, e in questa sezione principalmente ci va Joe perché lui se lo mangia a colazione il tacchino, e la carne rossa che vedete lì sopra è sua. Io invece prediligo la carne di pollo e solitamente la metto in freezer. Nel secondo scomparto invece troviamo la mia scorta di yogurt, che non mangio sempre solo così, ma li utilizzo anche per fare i pancake, lo yogurt greco di Giovanni, qualche avanzo e del pane. Nel dettaglio, noi siamo in Sardegna, quindi quello è pane sardo. Nel secondo scomparto abbiamo una scorta di uova che sfama tutta la famiglia. Lì c'era della mozzarella perché volevamo fare la pizza, e qui, se mi seguite su Instagram, i miei pancake che io conservo sempre sempre in frigorifero e con la carta assorbente perché si mantengono davvero bene. Ne faccio 4, massimo 5, e per tutta la settimana sono a posto. Nell'ultimo scomparto abbiamo la mia scorta d'albume, che solitamente prendo in grosse quantità proprio perché faccio molti pancake e spesso lo utilizzo anche per il pranzo, per le frittate e tutto il resto, e mi piace averne sempre una scorta. E in quel contenitore c'era del minestrone, che appunto tendo a preparare anche quello in anticipo in modo da avere già la cena semi pronta. Nell'ultimo cassetto invece abbiamo pomodori, cetrioli, degli avocado, in questo caso delle arance perché mi faccio la spremuta. Solitamente non tengo tutta questa plastica, ma questa quarantena non mi permette di andare in grandi negozi, quindi non posso comprare i miei contenitori. Diciamo, non ho fatto in tempo con questo trasferimento e la quarantena, che sono praticamente stati insieme ad acquistare nulla. E questo era un po' quello che si trova tutti i giorni praticamente abitualmente nel nostro frigo. Ovviamente, in base alla stagionalità di alcuni ingredienti, cambiamo principalmente frutta e verdura, però per il resto più o meno il tacchino, gli yogurt e gli albumi sono una costante. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se volete vederne altri simili, mi farebbe tanto piacere registrarli per voi. Vi mando un bacione e ci vediamo con il prossimo video.